operai e studenti in piazza contro Marchionne, la FIOM, la mobilitazione non si ferma qui. Pietre all'alba contro le vetrine di due banche in via Massarenti, indagano Polizia e Digos. Oggi la giornata della memoria, il ricordo delle vittime dell'Olocausto, tante le cerimonie in città. Al via domani Arte Fiera, dall'Abramovic agli artisti emergenti, più di 200 le gallerie nel prossimo weekend. Bologna Calcio è bagarre sui conti e oggi a Casteldevole arriva Montelongo. Buongiorno dal TG La Stefani, lo avete sentito nei titoli. In apertura la manifestazione regionale della FIOM a Bologna. Migliaia i partecipanti, tra cui anche gli studenti. La nostra inviata, Benedetta Sironi. È partito poco dopo le 9 a Porta Saragozza per poi snodarsi lungo i viali e via Indipendenza al corteo organizzato dalla FIOM per manifestare contro la Fiat e il modello Marchionne. Le tute blu di tutta la regione hanno protestato con un giorno di anticipo rispetto allo sciopero nazionale di domani contro un modello che ritengono pericoloso anche per le imprese del nostro territorio. Rischia di essere, diciamo, già una pipista per togliere diritti poi su tutti gli altri gruppi. Speriamo che siamo in tanti e continuiamo a lottare per ottenere qualcosa. Alla manifestazione della FIOM si è unito anche il corteo degli studenti, partiti alle 10 da Piazza Verdi. Quello della FIOM sarebbe uno sciopero politico privo di obiettivi concreti per i lavoratori, queste le parole del ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Il segretario CGIL Susanna Camusso ribatte chiedendo al governo di fare il suo mestiere, chiedere alla Fiat chiarimenti sugli investimenti. La cronaca ora, danneggiate le vetrine di due istituti bancari in via Massarenti. In una strada vicina è stata rinvenuta la scritta «Attacchi selvaggi, la crisi la paghino le banche». I dettagli nel servizio di Antonio Leggeri. Le vetrate dei due istituti bancari Unicredit e Banca Sella in via Massarenti sono state danneggiate verso le 6 di questa mattina con oggetti contundenti, forse pietre o bastoni. Poco distante, in via Curti, la polizia ha trovato la scritta «Attacchi selvaggi, la crisi la paghino le banche». Sotto la scritta una bottiglietta di liquido infiammabile. Durante l'azione tre fioriere sono state poste in mezzo via Massarenti per bloccare il traffico ancora scarso a quell'ora. Alcuni testimoni avrebbero visto fuggire 4-5 persone a volto coperto. Assieme agli equipaggi del 113 e alla polizia scientifica è intervenuta anche la Digos. Tante le cerimonie in città per la giornata della memoria, il ricordo delle vittime dell'Olocausto e di chi, rischiando la propria vita, ha protetto i perseguitati. Ce ne parla Elena Montano. Nella giornata della memoria, che si celebra oggi in tutta Europa, anche Bologna ricorda le vittime sopravvissuti della Shoah. Diverse le iniziative in città che hanno visto grande partecipazione del mondo politico istituzionale. Bologna oggi ricorda con una serie di manifestazioni una giornata così importante come la giornata del ricordo ed è la prova di come questa città sia una città che ha la democrazia proprio insita in se stessa e vuole con forza non dimenticare, perché queste sono cose che non bisogna assolutamente dimenticare, perché dobbiamo evitare che abbiano a ripetersi, quindi la memoria va salvaguardata e va difesa. È una giornata importante, non deve diventare un rito, da 11 anni c'è la giornata della memoria, c'è già chi è preoccupato che diventi un rito, ma ci sono ancora tante, troppe cose da conoscere. È un appuntamento significativo perché i giovani devono ricordare anche attraverso atti simbolici, quindi occorre entrare ed essere comunque nelle scuole tutto l'anno e in una giornata come questa, deponendo corone, ricordare episodi terribili che non devono più avvenire, ma i rischi comunque ci sono dell'intolleranza e delle divisioni. C'è bisogno di ricordare oggi che alla base della vita della nostra comunità stanno le differenze, che sono la vera ricchezza. A Piazza Nettuno sono state deposte due corone di fiori in onore dei deportati bolognesi ai lager nazisti, mentre in prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie concesse dal Presidente della Repubblica a quei cittadini militari e civili internati nei campi di concentramento e costretti ai lavori forzati. Anche nella sinagoga di Via Finzi, la comunità ebraica di Bologna si è raccolta per ricordare le proprie vittime. E sono stati molti i ragazzi presenti a vari appuntamenti, tra i quali l'inaugurazione della mostra La Shoah in Europa, alla biblioteca dell'Archiginnasio. Via Libia è diventata una discarica a cielo aperto, è il commento della seconda commissione consiliare della provincia, che ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo della zona. Il servizio di Antonella Rossi.
Per la commissione consiliare della provincia è una discarica a cielo aperto. Secondo l'associazione Amici di Piazza Grande, si tratta invece di un luogo di lavoro per persone svantaggiate. Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, riflettori ancora accesi sull'area di Via Libia dove opera la cooperativa Faremondi, al fine di individuare gli interventi necessari per la bonifica dell'area e le responsabilità dei singoli. L'area incriminata appartiene alla provincia, ma al momento è gestita da altri. Messa in vendita con una gara pubblica, dopo tre aste non ha ancora un nuovo proprietario. È necessario bonificare l'area per sgomberare con regolarità i rifiuti accumulati e per smaltire l'Eternit a copertura dei capannoni dell'ex autorimessa provinciale, ormai in disuso e in condizioni di degrado. La questione, affrontata dalla giunta provinciale lo scorso 24 gennaio, ha suscitato reazioni politiche da più fronti, ma tutti sembrano essere concordi sulla necessità di porre la massima attenzione all'area per garantirne il decoro e tutelare la salute dei cittadini. Comincia domani a Bologna Arte Fiera, una rassegna degli appuntamenti da non perdere nel servizio di Francesca De Benedetti. È l'evento d'arte più importante in Italia, ma anche all'estero non esiste appassionato d'arte che possa ignorare Arte Fiera, Art First, l'arte prima di tutto. Dal 28 al 31 gennaio la Kermesse, alla sua 35esima edizione, abita il quartiere fieristico di Bologna e prende possesso degli spazi urbani. Il cuore pulsante dell'arte internazionale occupa 15.000 metri quadri di spazi espositivi, dà visibilità a 200 gallerie e riserva uno spazio privilegiato ai giovani emergenti. Silvia Evangelisti, direttrice della Kermesse da 7 anni, è convinta che le opere degli italiani siano fortemente competitive. Non è un caso che il 70% delle gallerie ammesse sia italiano d'origine, internazionale per la rilevanza nel settore. Michelangelo Pistoletto e Giulio Paolini non hanno nulla da invidiare a Joseph Kosuth e Sol LeWitt, è questo il giudizio della direttrice. Le presenze da tutto il mondo in ogni caso non mancano. Tra le punte di diamante di questa edizione, la performance dell'artista serba Marina Abramovic, regina dell'arte performativa, presenterà Seven Easy Pieces, film messo a punto per il Guggenheim, ma offerto anche al pubblico bolognese in tre appuntamenti, a partire da domani sera alle 21 all'Aula Magna di Santa Lucia, in compagnia del critico Renato Barilli. L'appuntamento con l'arte fa le ore piccole sabato, con negozi aperti fino a tardi e performance negli spazi urbani. Moderna, contemporanea, di ultima tendenza. In ogni sua declinazione, l'arte di Art First si apre alla città. Passiamo ora allo sport. Calcio. In casa rossoblù è ormai guerra aperta sul bilancio. E oggi a Casteldebole sbarca l'ex milanista Montelongo. Il servizio di Mauro Giordano. Zanetti e Baraldi da una parte, consorte e suoi soci dall'altra. La guerra dei conti è appena cominciata. Ieri i carabinieri su mandato della procura hanno acquisito il comunicato di Intermedia, le 10 pagine in cui si replica all'ex presidente e all'ex amministratore delegato del Bologna che avevano indicato un buco di 9 milioni nei conti rosso-blu. Brutte notizie arrivano anche dal campo. Per Gabi Mudingai, risentimento muscolare alla coscia sinistra, quasi certo il forfè contro la Roma. Proprio in questi minuti è invece in corso la presentazione dell'esterno destro Bruno Montelongo, arrivato dal Milan. Nato a Montevideo, in Uruguay, il 12 settembre 1987, Montelongo ha vestito, oltre alla maglia rossonera, quella del River Plate Montevideo. E c'è un'ultima ora appena arrivata in redazione. In 30.000 hanno preso parte alla manifestazione regionale della FIOM contro il modello Marchionne, che si è conclusa poco fa. E con questo è tutto, a lunedì.